Per il prossimo raggruppamento è l'ottavo, ovvero quello dei cani da riporto da cerca d'acqua. Abbiamo tre gruppi molto precisi, i riportatori, ovvero i retrievers, che riportano la preda abbattuta dal cacciatore. Abbiamo gli spaniel, quindi i cercatori, che fanno alzare flushing la preda in volo senza fermarla. E poi abbiamo i cani d'acqua, di cui fanno parte alcune razze specializzate nel riporto in acqua o nel recupero in acqua. Ma andiamo a conoscerli. Introduciamo quindi il giudice che sceglierà il migliore soggetto del raggruppamento, lo accogliamo nuovamente con un applauso e rinnoviamo il nostro benvenuto a Petru Muntean. Dall'ottavo raggruppamento, signore e signori, qui per voi Montichiari, il Flat Golden Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, English Springer Spaniel, cane d'acqua portoghese, Deutscher Wachtelhund, Welsh Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo Field Spaniel, English Cocker Spaniel, American Cocker. Restano con noi il Labrador, lo Springer Spaniel inglese, il cane d'acqua portoghese, il Welsh Springer Spaniel, il Lagotto e il Cocker Spaniel inglese. Labrador, la terza razza più diffusa in Italia come numero di cuccioli iscritti. Razza da riporto, infatti il nome completo è Labrador Retriever. Springer Spaniel inglese, la versione grande del Cocker inglese, infatti in passato erano divisi semplicemente in base al peso. Spring deriva da spring, che significa sia fonte sorgente sia primavera, proprio perché è qualcosa che viene fatto uscire, qualcosa che sboccia. Cane d'acqua portoghese, il cane di Obama o della famiglia Kennedy che gliel'aveva regalato come richiamo VIP, una razza portoghese molto antica. Si pensa che queste razze, il cane d'acqua portoghese, il barbè, eccetera, siano un po' l'anello di congiunzione tra i cani da caccia e i cani da pastore, dal punto di vista filogenetico. Welsh Springer Spaniel. Lo Springer Spaniel gallese, vedete come cambiano le proporzioni rispetto all'inglese, più basso sugli arti, stop completamente differente, proprio perché questa popolazione, poi selezionata come razza, originaria del Galles, aveva queste caratteristiche che lo rendono un ottimo spaniel da caccia. Lagotto romagnolo, razza ascrivibile al gruppo dei cani d'acqua, originaria del Delta del Po, dove dalle chiatte recuperava gli anatidi abbattuti. È un eccellente cane da tartufo perché la selezione ha portato a cancellare tutto quello che è l'istinto predatorio, per cui viene cercato il tartufo da questa razza.
Cocker Spaniel inglese, la razza più diffusa tra gli Spaniel, prende il suo nome da Woodcock, che significa beccaccia, appunto, in inglese. Mary Cocker, importante in questa razza il comportamento gioioso e la coda durante l'andatura, che deve segnare il ritmo come un metronomo quando si suona il pianoforte. Mi preparo qui in terrazza per accogliere il nostro giudice Petro Montan, che decreterà il vincitore del ottavo Best in Group. Eccoci quindi al terzo posto, Lagotto Romagnolo. Al secondo posto, la razza che prende il nome di una regione canadese, anche se è una razza inglese. Ok, era un'interrogazione. Labrador Retriever. Vince il Welsh Springer Spaniel. E abbiamo così l'ottavo finalista per il nostro Best in Show e quindi per il Supreme Best in Show che ci sarà dopo il Best in Show. Pubblico, teniamoci in forma, un bel applauso, su, dai, partiamo con la ola da quell'angolo, su in piedi, ola, dai, su! Dai, energia, ritmo, su, dai, almeno le braccia.